Bentornati e bentornate a una nuova puntata dedicata alle elezioni amministrative per il Comune di Verona. Oggi in studio con noi Alberto Lorusso, candidato con lista Fare, Tosi Sindaco. Benvenuto. Grazie, grazie dell'invito. Lei si è avvicinato alla politica nel 2017, la politica attiva, però, insomma, fin dai tempi della scuola, rappresentante di istituto, si è sempre un po' guardato attorno da questo punto di vista, no? Ma credo che sia doveroso da parte di ogni cittadino cercare di dire la propria e provare a trovare delle soluzioni ai problemi, molto semplice. Sì, ero rappresentante degli studenti all'università e svolgevo questa funzione di fatto di sindacalista, ecco. Avvocato, quindi anche a Avvocato. livello professionale, insomma, ha scelto un lavoro In che linea. è in linea un po' giustamente con il tema. E dicevamo, nel 2017 tentò di entrare sostenendo Patrizia Bisinella in consiglio comunale, non ce la fece anche perché Patrizia Bisinella perse il ballottaggio. Ora, a distanza di 5 anni, ci riprova con Flavio Tosi. Sì, con Flavio Tosi e questa volta con la lista Fare. Incrociamo le dita. Senta, cosa le piace della politica di Flavio Tosi, di Flavio Tosi in particolare? Cosa la accomuna? Credo la concretezza e la schiettezza dell'individuo. È una persona molto pratica, una persona sincera, una persona nei miei confronti è sempre stata molto leale, molto aperta, molto franca. Nel frattempo non è stato a guardare perché ha creato un'associazione, Verona Riparte. Come nasce un po' questa associazione, questa idea, questo progetto? Verona Riparte nasce da un confronto tra amici durante la pandemia, in cui avevamo tutti più tempo, evidentemente, e sorge appunto con il desiderio di costituire un gruppo, che possa concepire delle idee, di ordine pratico per risolvere dei problemi e per offrire delle soluzioni. Siamo un gruppo fondamentalmente eterogeneo, accomunati di fatto da una grande passione che è quella per Verona. Io amo ripetere che sono veronese per amore, però non è amore per qualcuno, bensì è amore per la città. Io vivo a Verona da quando avevo 20 anni circa e se le persone hanno delle radici, e con le radici intendiamo i luoghi in cui si è stati bambini, in cui sono seppelliti i nostri morti, allora le mie radici non sono a Verona. Ciò non di meno io decido di rimanere a Verona ogni giorno, quindi il mio verso la città è un gesto d'amore che si rinnova ogni mattina decidendo di rimanere qui. Tra l'altro, se non sbaglio, lei ha dichiarato che quando arrivò a Verona 20 anni fa, aveva una sensazione di vedere gli stessi veronesi diversi rispetto ad oggi, più Sicuramente. aperti, un po' più anche ironici, se vogliamo. Invece non riscontra più lo stesso atteggiamento. Allora, la pandemia ha oppresso tutti noi con una cappa di tristezza, però così come è avvenuto, credo che sia un fenomeno che facilmente Potrà riusciremo a passare. superare. Tuttavia, io ricordo un cartello a San Zeno anni fa che mi fece un sacco ridere. Io ero un bambino, un ragazzino, una ventina d'anni, che diceva: i clienti che hanno fretta sono pregati di arrivare 10 minuti prima. E questo, secondo me, era icasticamente la descrizione dei veronesi tutti matti. Lo trovai bellissimo perché io da vicentino ero sicuro che una cosa del genere a Vicenza non ci sarebbe mai stata. E questi cartelli non ci sono più, c'è cioè quella passione per i lazzi, per la presa in giro, per l'ironia, Bonaria sempre con la disponibilità a prendere in giro e a essere presi in giro, che è esattamente il mio modo di fare. Io sono uno che scherza tantissimo con tutti i miei amici, ma tutti sanno che devono assolutamente ricambiare, altrimenti non è un gioco divertente. E questo purtroppo non lo vedo più e vorrei invece che fosse così, perché Verona merita la passione, la gioia di vivere di tutti i veronesi, sia di chi è nato a Verona, sia di chi Verona la sceglie, e conferma il proprio amore per la città rimanendoci ogni giorno. Tra l'altro, lei, se potesse entrare così in consiglio comunale, si occuperebbe o le piacerebbe occuparsi di cultura. Questo è un suo tema che porta avanti, che insomma le piace a 360 gradi, insomma, no?
Sì, io sono convinto che ovviamente ognuno debba spendere le proprie competenze nel fare ciò che sa fare, ciò che ama, ciò che, per cui ha delle capacità. E sono persuaso del fatto che Verona abbia bisogno di una rinascita di tipo culturale. I nostri musei sono bellissimi, ma sono per lo più vuoti. Se tu vai a Castelvecchio, senti l'eco dei tuoi passi in tantissime sale. Il museo archeologico è poco frequentato. Non parliamo del museo di scienze naturali, dove io ero stato la prima volta per la mia tesi di dottorato ed ero stupito della sorpresa del personale che non era evidentemente abituato a vedere degli umani e quindi mi veniva incontro sorpreso. Ecco, abbiamo un patrimonio che deve venire sfruttato, deve venire valorizzato. E una delle proposte che io facevo, per esempio, era di impiegare i nostri ragazzi nei musei per degli stage durante l'estate. L'Italia ha un patrimonio artistico e culturale che deve venire valorizzato, deve venire sfruttato, e credo che sia opportuno che queste iniziative abbiano luogo anche per favorire la scelta degli studi superiori. Credo che ci sia bisogno di più ragazzi iscritti alle scuole alberghiere e di più ragazzi iscritti a facoltà come scienze dei beni culturali, conservazione dei beni culturali, indirizzi come restauro, storia dell'arte, perché è quello il petrolio della nazione ed è quello su cui noi dobbiamo investire, con l'amore delle persone per ciò che hanno. Noi dobbiamo avere la gioia di esporre la nostra ricchezza, di far conoscere a noi stessi e ai nostri ospiti quello che è il nostro patrimonio. Sui suoi canali social, nei video che realizza proprio anche con il cappello di Verona Rinasce, riparte esattamente, parla anche di turismo, un turismo che va cambiato rispetto a quello odierno, o comunque andrebbe migliorato. Non che io abbia doti di vaticinio, non sia un negromante, avevo anticipato, ma semplicemente per conoscenza empirica di chi sta in città tutti i giorni, i risultati di uno studio che è stato pubblicato qualche settimana fa dall'Università di Verona sulla tipologia del turista veronese, che rimane una notte e di solito è mordi e fuggi. Lo vediamo tutti, il turista di solito arriva verso le 10:30 con il Pullman Gran Turismo in via Pallone, sciama in piazza Erbe, va a bere un caffè e si serve dei bagni nei bar di piazza Erbe, va a vedere l'arena, percorre via Mazzini, va a vedere l'immancabile Balcone Giulietta, dove compra quello che oramai è il triste souvenir di Verona, che è il grembiule da cucina con ricamato il nome, e poi sale in cima alla Torre dei Lamberti, vede un paio di chiese a caso, mangia un trancio di pizza e poi verso le 5 va al Pullman a capo e va a dormire al lago. Verona merita di più, cioè Verona merita di venire apprezzata, valorizzata, stimata, amata anche dai turisti. Cioè il turista deve rimanere 3-4 giorni, se rimane una settimana meglio ancora, e riusciamo ad allargare il comprensorio turistico anche al lago e alla Lessinia, alla Valpolicella. Dobbiamo creare questo, dobbiamo fare in modo che i turisti vengano in città e la apprezzino tutta. Dobbiamo aprire tutte le nostre sedi museali, tutti i siti archeologici. Non è possibile che la Domus Romana di Valdonega sia aperta una volta ogni morte di Papa. Lo stesso dicasi per Piazzetta Sgarzerie, piuttosto che per i siti archeologici che sono nelle cantine dei palazzi in centro storico. Io non ho mai visitato, per esempio, la Domus Romana che c'è sotto alla sede della Banca Popolare in Piazza Nogara. La si vede passando da Piazza Nogara, guardando sotto le Bocche di Lupo, ma è necessario invece fare tesoro di questo. Cioè, mi domando, uno stato come la Germania che cosa riuscirebbe a fare con questo, o gli americani, cioè di cosa sarebbero capaci gli americani se si trovassero con i resti dei romani patrimoni in cantina. Voglio parlare per esempio del Tempio di Giove Lustrale. C'è un video su Facebook o su Instagram, la pagina Facebook o Instagram di Verona Riparte, in cui io dicevo a Vittorio Alfieri che lo studio va a scapito dell'originalità. Evidentemente ho visto talmente tanto Alberto Angela che inevitabilmente ho iniziato a imitarlo, e c'è un video in cui io mi occupo delle rovine di Giove Lustrale.
Quando io 20 anni fa sono venuto a Verona, ho avuto quell'approccio da turista alla città e quindi volevo capire anche cosa fossero quei ruderi che ci sono in via Torbido, fuori dal cimitero, no? E ho scoperto con mia somma sorpresa che si tratta di un tempio del primo secolo che è stato dissotterrato negli anni 30 in via Diaz circa, vicino a Portoni Borsari, e poi era stato spostato in piazzetta Santi Apostoli e poi trasferito lì in attesa di una sistemazione in via Torbido. È una sistemazione che, anziché essere provvisoria, ormai è definitiva, ma posso dire che è mortificante una cosa simile, cioè vedere sacchetti dell'immondizia in un tempio romano del primo secolo. Sarà che io sono un romanista, sarà che io ho una formazione di quel tipo, sarà che era la materia che insegnavo, ma anche se fossi un fisico credo che mi darebbe comunque noia una cosa simile. Quindi si tratta di valorizzare tutto questo. Io dicevo, spostiamolo a Central Park e facciamo qualcosa come quello che si è fatto a Madrid con il tempio di Debod, che è quel tempio che è stato donato dalle autorità egiziane al governo spagnolo, al popolo di Spagna, per ringraziare degli interventi che erano stati fatti per salvare i monumenti che sarebbero andati persi con la diga di Assuan. Abbiamo un tempio, le rovine, per l'amor del cielo, ma è pur sempre, certo, di un tempio del primo secolo dopo Cristo, cioè rendiamocene conto, sfruttiamolo, valorizziamolo. Un'ultima battuta, lei ha anche una proposta, cioè nel senso abbiamo anche un altro patrimonio storico letterario che è quello di William Shakespeare, che sì, insomma su cui potremmo costruire uno storytelling diverso, ampliato, migliore rispetto a quello attuale, no? In generale qualunque cosa può essere migliorata e Verona in questo momento si regge su se stessa e va avanti quasi per forza di inerzia. Abbiamo un patrimonio importante, bisogna valorizzarlo. Io scherzavo dicendo che mi stupiva il fatto che per esempio il Festival Shakespeareano non sia minimamente reclamizzato come dovrebbe, cioè è molto poco noto, molto poco conosciuto. Il Mercante di Venezia è ambientato a Venezia, ma nessuno pensa a Venezia come una città shakespeariana. Viceversa, tutti conoscono Verona come la città di Shakespeare. Allora dico, ma è possibile che a nessuno sia mai venuto in mente di mandare una mail a Palazzo Buckingham per invitare i reali d'Inghilterra a inaugurare la stagione? Perché non credo che magari mandino la regina Elisabetta, magari non manderanno neanche il principe Carlo, però un bicchiere di bianco me lo gioco, lo scommetto che magari il principe William lo mandano, il terzo nella linea di successione, ma secondo me lo mandano. E questo per dire che sarebbe un'operazione a costo zero, con dei costi molto ridotti, molto modesti, ma che darebbe un boost incredibile alla città. C'è bisogno di saper sognare, c'è bisogno di persone che abbiano capacità di immaginare, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di avere delle proposte innovative. Quello che mi manda il manicomio è che si assiste quasi ad una specie di scollamento nell'approccio alla politica rispetto alla vita di tutti i giorni. Io ho una visione dello Stato di tipo condominiale. Quando noi dobbiamo scegliere l'amministratore di condominio ci informiamo un sacco, chiediamo in giro, ma quello lì è ladro o è onesto, fa la cresta sugli appalti, sì, no, ma se l'ascensore si rompe di sabato è uno pronto, sollecito a rispondere, c'è, presente. E invece sembra che per la pubblica amministrazione vada bene un po' tutto, e non è così. Invece bisogna trovare soluzioni e persone che siano in grado di rinvenire delle soluzioni nuove, innovative. Ed è assolutamente necessario questo. Io credo che Verona debba essere più amata dai veronesi, sia di nascita sia da coloro che hanno deciso di essere veronesi. Insomma, è una grande verità. E allora ringraziamo Alberto Lorusso, candidato con Fare Tosi Sindaco, in bocca al lupo per il 12 giugno. Crepe manca lupo. Veramente poco. Manca pochissimo, speriamo. Grazie. Grazie.